Evita, andiamo a fare colazione, che è tardi. Evita. No! Quante volte te lo devo dire? Si usa il cucchiaio per mangiare. Pita, il cucchiaio! Dai Pita, posiziona la pietra dove vuoi, però veloce che è tardi. Oggi finisco presto al lavoro, così ti vengo a prendere a scuola. Contenta? Magari un giorno che ho più tempo andiamo al mare. Che ne dici, eh? Mi piace sempre così tanto. Eccoci qua. Sì? Ciao, dimmi. No, no, non posso. Domani non posso, è impossibile, lo sai. No, mercoledì finisco tardi. Pita. Mercoledì finisco tardi al lavoro e devo correre a casa da Pita. Pita, basta. Pita, scusa cosa? Pita, ba. Ma si fa? Premo un braccio e poi l'altro. Ok, coraggio, andiamo a fare colazione. Pita, no, Pita, sul tavolo, che sporco. Sì, lo so. Volevo solo chiedervi una proroga del pagamento. Ma anche solo per una settimana. Sì, capisco. Va benissimo. Grazie davvero, grazie. Pita! Pita, andiamo. È tardi, andiamo. C'è il capo che ti vuole parlare. Signorina, questi tagli al personale sono inevitabili. Lei è un'ottima lavoratrice, di questo ne siamo consapevoli, ma abbiamo bisogno di persone disposte a fare degli straordinari. Capisco. Siamo a conoscenza della situazione delicata in cui lei si trova.
ma siamo costretti purtroppo a prendere queste decisioni. Mi dispiace. Brava. Prima una, anche la sinistra. Ecco così. Tutto di sapone, tutto via. Bravissima. Sì, ciao. Sì, sì. Sì, no, non me ne parlare, guarda. Dopo aver lavorato per loro 4 anni, dopo essermi spaccata la schiena, vengono a dirmi che capiscono la mia situazione. Ma cosa vuoi che capiscano? Cosa? Sì, se si sente qualcuno che ha bisogno... Senta! Pericoloso!